Martedì la rubrica Scuolandia, parliamo della scuola civica di cinema Luchino Visconti di Milano, perché c'è un'importante novità. Dall'anno prossimo il titolo che conseguiranno gli studenti sarà equivalente a una laurea triennale. Laura Troia. Questi sono gli storyboard degli spot pubblicitari che i ragazzi stanno girando. E quest'anno il tema che abbiamo deciso di trattare è contro l'uso della plastica. Civica Scuola di Cinema di Milano Luchino Visconti, oltre 50 anni di storia, allievi e docenti illustri passati da qui, 500 domande ogni anno, ma solo i 90 riescono ad entrare. In questo periodo la maggior parte degli studenti è fuori per le produzioni, gli altri sono impegnati nei lavori di fine corso, regia, sceneggiatura, produzione, animazione digitale, montaggio. È una regia mobile della Carmen, stiamo risistemando gli stacchi, controllando che sia tutto quanto a tempo. E ancora design del suono, sistemi per il broadcast, multimedia. Al secondo e terzo anno hanno già le idee più precise su quello che vorrebbero fare e cambia tantissimo anche l'approccio professionale, il modo in cui si approcciano al mondo produttivo vero. Praticamente stiamo montando un video a 360 gradi, ambientato nel 68 durante un'occupazione di un'università. C'è un pezzo di giorno che sta montando lei e c'è un pezzo di notte che sta montando lui, dove in particolare sta mettendo un compositing fuori dalle finestre. Proiettati verso le nuove frontiere del cinema senza dimenticare da dove si è partiti. Molti di noi a fotografia hanno utilizzato la pellicola per fare scatti fotografici, ma per il cinema è molto più complicato e difficile, quindi ci piacerebbe sperimentare. La novità, non per loro bensì per gli allievi che accederanno alla scuola dal prossimo autunno, è grande. Il Ministero dell'Istruzione, con un decreto del 18 maggio, autorizza la scuola a rilasciare titoli equipollenti alla laurea triennale del DAMS, grazie all'impegno in prima persona degli ormai ex ministri Fedeli e Franceschini. Che ha capito che avevamo questo mondo del cinema con realtà formative così di qualità e così impegnative anche nella formazione, e però i nostri ragazzi, a differenza dei colleghi europei, non avevano un titolo spendibile. Alla fine tutti noi che siamo entrati sapevamo che tipo di scuola era e sapevamo che non c'era l'equipollenza nel momento in cui ci siamo iscritti. Sicuramente per gli studenti che entreranno da qui in poi è una grande fortuna, perché ti apre molte più porte. In questo momento abbiamo i ragazzi del primo che stanno lavorando per studiare per l'esame di storia del cinema, ragazzi del terzo e del secondo che stanno lavorando per la tesi. Credo che una scuola oggi di cinema debba essere capace a comprendere tutto questo, a dare una formazione teorica forte, importante, perché da lì si parte. Con quella del cinema adesso tutte e quattro le scuole civiche di Milano, che comprendono anche la scuola di musica Claudio Abbado, di teatro Paolo Grassi, di interpreti Altero Spinelli, hanno l'equipollenza dei loro titoli alla laurea triennale. Il nostro percorso formativo viene, se vogliamo, lanciato anche in un altro universo, quello delle università, ma partendo da ciò che siamo, dall'essere pratica del cinema e dei linguaggi audiovisivi.